bastone. Agagagagra. Bella a tutti bambini, siamo qui su Agario, Agario, ma non ci sono solo io su Agario. Ma non ci sono io, perché? Perché? Vedete il nickname, eh? Il nickname è Carletto J, ma perché? Carletto J, non sono io Carletto J, ma è mio cugino, perché oggi avremo ospite mio cugino, che si chiama ovviamente Carlo, non si chiama Carletto. Carletto è il suo soprannome, come viene comunemente chiamato. Oggi intervisteremo proprio lui, ed è qua. Non ridere, non ridere, aspetta a parlare, aspetta. Allora, lui ha da raccontarci una storia terribile, una storia allucinante, una storia che avviene nelle scuole italiane. Vai, dimmi tutto. Ciao, io sono Carletto e ho 10 anni e sono il cugino di Capobastone. Allora, oggi vi racconto cosa è successo nella mia scuola, perché è successa una cosa brutta e io non lo so, ho parlato con il mio cugino e mi ha detto che vorrebbe che io dicessi le cose nel video. Allora, io faccio la quinta elementare e l'altro giorno, quando eravamo all'intervallo, allora siamo andati tutti in bagno, io e i miei amichetti. Uno dei miei amichetti, che però io non posso fare il nome perché nella mia scuola c'è la camorra e c'è la camorra e se faccio il nome muoio, caput, via la testa. Allora, questa è una battuta che ho copiato a Capobastone, ma voi non dovete dirlo, silenzio, sì. Allora, il mio amico, che non posso fare il nome perché c'è la camorra, ha tirato fuori un pacchetto di sigarette di sua mamma, che aveva rubato a sua mamma. Allora l'ha accesa e abbiamo fumato nel bagno, abbiamo fumato tutti nel bagno. Poi è arrivata la bidella, noi però l'abbiamo vista subito e quindi siamo fuggiti via, perché sennò erano cazzi. E scusate, non devo dire parole, non bisogna dire le parole. Allora, siamo così via, la bidella è arrivata e chissà che babba, non ci ha visti. E allora c'era tutto il fumo, guarda che babba, e non ha scoperto che c'era, quindi ha fumato a scuola. Poi un'altra faccenda, praticamente nella mia scuola, pensa che babbi che sono, sono proprio babbi, hanno fatto il cesso, il bagno uguale sia per i maschi sia per le femmine. Pensa te, sono proprio scemi questi, pensano che all'elementare ci sia differenza, non ci sia, ma questi sono scemi proprio, sono scemi. scusa, adesso vado avanti. Allora, c'è il bagno insieme, unito, per maschi e femmine. E allora, praticamente un giorno io sono entrato e c'era la mia amica Luisa, che era seduta a fare la pipì, e io ho sbirciato nella porta e ho visto la patatina. E allora poi sono corso via perché ero spaventato e pensavo, e ho detto, ma questo ha perso il pisello, non ce l'ha più il pisello. E però poi sono andata a casa e ho detto, ma questa è una femmina e non può avere il pisello, e quindi ho detto, cacchio, mi sono sbagliato, meno male, ho paura. È stato divertente, pensa che babbo che sono, pensa che babbo. Comunque nella mia scuola succedono tante brutte cose e oggi ve l'ho voluto dire perché bisogna fare informazione, perché il mio cugino dice che bisogna fare informazione su YouTube, e bisogna fare informazione, altrimenti diventa tutto una merda, come è proprio la mia scuola, perché dice che il sopravvalutato, che secondo me non è vero, perché Favij è bravo, Favij è bravissimo, perché io lo seguo sempre, Favij
praticamente lui fa ridere un sacco di gente ed è bravissimo e ha 2 milioni di miliardi di iscritti. Lui ci vuole bene e io da grande faccio come lui, divento un grande youtuber, da grande lo divento. Poi, allora, mio papà è un pavone, è un barbone. Dice non mi vuole comprare l'iPhone 6 e io ho detto che i miei amichetti ce l'hanno tutti e a me non me ne vuole comprare. Quello è un bastardo perché io sono l'unico che non ha l'iPhone 6 e io lo voglio l'iPhone 6 e mio papà dice che ha le pezze al culo e non me lo può comprare, invece io lo voglio e io voglio che Fabi J fosse mio papà, così me lo potrebbe comprare e andremmo al cinema insieme con Fabi J. Io voglio che Fabi J diventi mio papà, però non voglio mio papà. E non mi interessa se mio cugino, che adesso non c'è, perché sennò non parlerei così, però non c'è, non mi interessa se dice che il mio futuro è dietro una friggitrice al McDonald's. Non mi interessa perché io da grande non voglio lavorare, io da grande voglio fare Fabi J, voglio guadagnare tanti soldi e giocare tutto il giorno come fa Fabi J, il mio eroe Fabi J. Oddio! Mamma! Metti Cartoon Network che tra un po' inizia Fabi J! Mamma! Metti Cartoon Network che inizia Fabi J! Su, dai! Devo andare, scusate, devo andare. C'è inizia Fabi J su Cartoon Network. Ciao! Tanti like per Capobassone. Agagagagra.